Michael Magnesi e Mario Massai, si sa adesso sia la data che il luogo dell'incontro e ovviamente anche il nome dello sfidante, quindi si può preparare tutto quanto a vista di questo incontro importantissimo per te. Sì, adesso è tutto ufficiale, il 6 novembre a Fondi contro un ruandese, Patrick Kinigamazi. Okay, è parlato anche l'over qui, siamo prontissimi già. Sì. E sarà un match duro perché l'avversario è un pugile che boxa sulla corta e media distanza, quindi uscirà un match pieno di scintille. Maestro, si dice che sarà un match anche di alto tenore, non solo per lo spettacolo, visto che si combatte per un mondiale, ma anche dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista tecnico noi ci stiamo preparando. Michael è un pugile volenteroso, è un pugile che dà tutto quando combatte, non temiamo nessuno. Questo è un avversario come tanti altri che abbiamo affrontato, anche se è di un gradino molto superiore all'ultimo affrontato. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Michael è un pugile che fa molto sul ring, dà molto da fare a tutti, e dunque la carta nostra è quella. 2 mesi di passione e di sacrificio per poter cercare di portare a casa questa cintura mondiale. Certo, ma siamo pienamente fiduciosi su questo e sicuramente con Michael non mi deluderà. Ce la facciamo. Già avete guardato qualche video, Michael? Avete visto qualcosa dell'avversario? Sì, su internet ci sono pochi video dell'avversario, ci sta pensando il maestro. Ne abbiamo trovati 2, ne abbiamo visto già che è un pugile, come ti dicevo, che lavora sulla corta e media distanza, quindi adesso il maestro se lo studierà bene e poi preparare il match. Vorrei ringraziare il comune di Fondi che mi ha dato l'opportunità di disputare questo titolo lì a Fondi, tutta la giunta comunale, il mio ormai amico fraterno e sponsor Le Cinema Caffè di Roberto Massarone, Davide Buccioni che mi ha dato questa opportunità e tutti quanti coloro che mi stanno vicino. E attenzione, non ci dimentichiamo Silvio Branco che ci dà una mano sulla preparazione la mattina, è importantissimo questo.